Due giorni, 64 prove cronometrate e poi ancora 5 prove a media disseminate tra i passi dolomitici per un totale di 500 km di tracciato. È con una gara impegnativa che l'Automobile Club di Belluno onora i 70 anni della Coppa d'Oro delle Dolomiti. La valorizzazione del patrimonio culturale trova rappresentazione attraverso molteplici forme, anche e soprattutto la rievocazione degli eventi che hanno segnato con tratto significativo la storia sportiva. L'appuntamento della Coppa d'Oro oramai appartiene alla storia, alla tradizione di Belluno, della provincia, di Cortina in particolare. Belluno è, come dire, un punto centrale del percorso. Oggi rifacciamo il percorso tradizionale di 303 km 800, quindi l'Automobile Club Belluno, piccolo ente però orgogliosissimo proprietario di questo marchio prestigioso della storia dell'automobilismo italiano e internazionale. Dopo l'appuntamento sui mitici tracciati della Targa Florio, il sempre più numeroso parterre degli specialisti delle gare di regolarità storica si è dato appuntamento alla Coppa d'Oro delle Dolomiti. Gara temuta, sudata, impegnativa per piloti, navigatori e le stesse auto l'edizione del 70° anniversario della competizione dolomitica organizzata da MIT Comunicazione ed Automobile Club Belluno. Un sapiente condensato di competizione automobilistica moderna e di vetture di un'epoca dal fascino irripetibile a caratterizzare la seconda prova di Epoca Championship, campionato italiano grandi eventi. Alla vigilia della lunga sfida sui passi dolomitici, le attese di quanti l'indomani si sarebbero poi rivelati protagonisti assoluti della gara venivano evidenziate dagli stessi piloti. Il calendario della serie tricolore e la situazione della classifica generale dava modo al leader Giovanni Moceri, il vincitore della prima tappa alla Targa Florio corsa in aprile, di intentare la fuga in avanti consolidando la prima posizione. A Cortina d'Ampezzo erano presenti un centinaio di equipaggi di 15 nazionalità differenti, campioni come Giuliano Canè, terzo della graduatoria, di poco dietro ad Angelo Accardo, secondo ma non presente a Cortina, oppure Leonardo Fabbri, quarto a 11 lunghezze da Moceri, a cui la classifica lasciava spazio a possibili rimonte. Un ranking generale ancora del tutto provvisorio che dava la possibilità agli assenti alla Targa Florio di rientrare nella lotta per le classifiche. La Mille Miglia delle Montagne aveva inizio con la prima tappa sui 308 km a ripercorrere il tracciato competitivo dell'edizione del 1946, dove erano annunciati in grande evidenza Andrea Belometti e Adriano Valvassori, che con la Fiat 508 Spider Sport costruita nel 1932 conducevano la classifica. Luca Patron e Danilo Casale si segnalavano alle loro spalle, guidando la poderosa Bentley 3 litri Speed del 1925. Controllava, attendeva, metteva in campo tutta la sua esperienza il bolognese Giuliano Canè, affiancato dalla moglie Lucia Galliani, precedendo i siciliani Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, che con la Fiat 508C andavano a completare le prime quattro posizioni, occupate dagli equipaggi schierati dal loro Piana Classic Car Team. Ma sì, intanto devo dire che l'anno scorso ho vinto, però, quindi fondamentalmente avere trionfato con Alfa Romeo qui sulle Dolomiti è stata un'esperienza, una grande soddisfazione. Quest'anno ovviamente la vittoria sarebbe anche, avrebbe un sapore ancora più dolce, visto che comunque fa parte di questo campionato, che come scuderia loro Piana Classic, e personalmente ci teniamo perché abbiamo sposato questa idea di ACI storico, dell'ACI in sé per sé. È sempre come tutti i grandi eventi, come tutte le gare di più giorni, è sempre un tornallotto. Una gara di una giornata singola, ti concentri bene su quel giorno lì, cerchi di fare bene, e qui su tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, con molti chilometri, molte Dolomiti, molte montagne, è sempre un tornallotto. Noi siamo armati bene, veniamo da un quarto posto, un terzo posto. Io poi, tra l'altro, questa gara qua l'ho vinta nel 2008, sempre con una Volvo come navigatore, con Armando Fontana, una gara a cui sono particolarmente affezionato, sia a Cortina che anche alla Coppa d'Oro. Sì, è stato un peccato per noi, ci tenevamo molto, ma eravamo in Giappone a fare una gara e siamo rientrati il giorno dopo rispetto alla partenza della Targa Florio, quindi non siamo riusciti ad incastrare la cosa e in Giappone dovevamo andare perché era anche lavoro. Sempre tra i grandi protagonisti della competizione si segnalavano Giordano Mozzi e Stefania Biacca, in gara con l'agile Triumph TR2.
Tutto si risolveva con la seconda tappa da 197 km, 19 controlli di precisione e 5 a media, con la vittoria di Belometti e Vavassori. Sul palco d'arrivo, in Corso Italia, Cortina e i bergamaschi precedevano di 102 penalità, i torinesi Gianmaria Hagem e Rossella Conti, secondi con la BMW 328 Roadster del 38, autori di un miglioramento costante nel corso della gara. Anche la pioggia ha condizionato parte della manifestazione, rendendo difficile i passaggi sulle prove di media, che invece pare abbiano permesso agli emiliani Alessandro Gamberini e Arturo Cavalli di piazzarsi al terzo posto con la Fiat 508C del 1937 nei colori Classic Team. Quarti sono Mozzi e Biacca, davanti ai siciliani Francesco e Giuseppe Di Pietra, che con la Fiat 508C costruita nel 1938 precedono i conterranei Moceri e Dicembre, in difficoltà con la taratura degli strumenti in funzione delle prove a media. Dopo la prova dolomitica, la classifica del campionato italiano Grandi Eventi vede confermarsi al comando Moceri e Dicembre con 64 punti. Al secondo posto sono i bolognesi Canè e Galliani con 52 punti e terzi sono Belometti e Vavassori con 40. La loro piana Classic Car Team ipoteca il titolo italiano Grandi Eventi per scuderie. Per l'assegnazione del titolo tricolore bisogna ora attendere il Gran Premio Nuvolari in programma a Mantova nel mese di settembre. Sono emozionato, sono stato fortunato. Una cornice così spettacolare come le Dolomiti, sono riuscito al primo colpo a vincere questa meravigliosa corsa. La cornice è davvero spettacolare, non riesco ad aggiungere un aggettivo più consono. Gara tosta, gara non banale. Su e giù per queste montagne con la mia auto, non molto performante, però agile, cioè nel senso piccola, non pesante e appropriata per questo tipo di disciplina. Quindi davvero, cosa dire, sono riuscito a star davanti a grandissimi campioni della specialità e mi godo il momento.